Sì, insomma, effettivamente noi siamo rimasti tutti dispiaciuti, poi io ho usato parole anche forti perché veramente sono rimasto indignato da un servizio inaccettabile, anzi da due servizi inaccettabili che sono stati fatti venerdì da quel servizio pubblico a cui tutti contribuiamo, che facendo finta di parlare della Coppa Davis senza mostrar nulla ha iniziato a parlare di tutt'altre cose. Per carità, si può dire e scrivere di tutto, ma quel servizio è stato fatto proprio ad arte in un certo modo. Non ha raccontato la verità, perché ha messo insieme fatti che non c'entravano nulla, come la Riviera di Chiaia, come se fosse colpa della città se è crollato un edificio, quando invece gli sforzi sono enormi anche in quella direzione. Io lotto ogni giorno e quella è un'area sequestrata, quindi non dipende per nulla da questa amministrazione. Lavoriamo perché si possano risolvere i problemi. Se parli di Coppa Davis e facciamo il giro del mondo con quelle immagini straordinarie e fai vedere una pozzanghera per terra perché ha piovuto, io non vedo qual è il nesso. Se parli in un certo modo dei rifiuti, senza dire che ad esempio nel portare in questo periodo i rifiuti all'estero per salvare Napoli dall'emergenza del passato, noi risparmiamo rispetto al passato e che stiamo realizzando in un momento di difficoltà impianti e tante cose che prima non si facevano, non si fa un servizio oggettivo. Allora noi dispiace, perché tutto questo? Io mi chiedo, ma perché l'informazione pubblica in un momento in cui può mettere in evidenza che una città intera, l'amministrazione, il circolo, le energie private, i cittadini hanno fatto tanto per mostrare una parte importante della città, che senso ha mettere insieme delle cose che non c'entrano nulla? Allora io certe volte ho il sospetto che si debba per forza parlare in un certo modo di Napoli, perché una Napoli che rinasce non vuole essere raccontata. E poi io vorrei sperare un giorno di poter avere finalmente un servizio pubblico che sia pubblico veramente e che non sia di parte. Quindi mi appello al Presidente della RAI, al Direttore Generale della RAI, perché quel tipo di servizio, ho sentito dei commenti che non voglio riportare, i giornalisti di questa città, i giornalisti della RAI che sono vergognati di quel servizio. Quindi lo dico con molta dignità di meridionale che non si lamenta, contrariamente a quello che dice il direttore Orfeo, non mi appartiene, ho lavorato sempre in prima linea, ho fatto il magistrato in Calabria e a Napoli, faccio il sindaco di Napoli, non mi sono mai lamentato da quando faccio il sindaco, mi arrabbio fortemente quando ci sono persone che strumentalmente seguono interessi che non sono generali, perché quel servizio non posso credere che non sia stato costruito volutamente in un certo modo. Quindi io non voglio servizi riparatori, come qualcuno ha voluto far intendere a qualcun altro. Napoli non ha bisogno di servizi riparatori, Napoli ha bisogno di essere raccontata così com'è, nelle sue cose che non vanno, nelle cose da aggiustare, nell'evidenziare anche le pozzanghere che stanno per terra, che ci stanno in tutto il mondo le pozzanghere. Però se uno dice che fa un servizio per la Coppa Davis, poi non fa vedere la Coppa Davis, non parla dell'Italia, non parla degli azzurri, non parla del fatto che da Londra mi hanno mandato mail fino a stanotte per dire che l'immagine dell'Italia e di Napoli sta facendo il giro del mondo, e il nostro telegiornale nazionale fa vedere la pozzanghera invece la Coppa Davis, se questo e il servizio pubblico. E mi appello anche al Movimento 5 Stelle, visto che ci hanno il Presidente della Commissione di Vigilanza, e in quest'ultimo anno devo essere sincero non è che abbia visto grosse differenze rispetto al passato, affinché finalmente si possa avere nel nostro Paese un servizio pubblico per cui io possa dire a tutti quanti bisogna pagare il canone perché noi paghiamo un servizio pubblico.